Nella controversia che vede contrapporsi il rettore dell'Ateneo Catanese Antonino Recca e il Ministero dell'Istruzione, il primo punto va allo stesso Recca. Il TAR siciliano infatti ha rigettato la richiesta di sospensione del nuovo statuto dell'Università di Catania. La decisione è arrivata dalla sezione staccata di Catania del TAR e a pesare nella decisione del giudice è stato il ricorso inoltrato dal MIUR nei confronti all'Ateneo giunto il 24 gennaio scorso, in pratica oltre 120 giorni disponibili per formulare i rilievi dalla data di ricezione della carta statutaria. Per il TAR vi è insussistenza di significativi profili di fondatezza del ricorso, con recepita scadenza del termine perentorio entro il quale il Ministero intimato avrebbe dovuto espletare il potere di controllo. Lo statuto era stato approvato al Senato accademico infatti il 21 luglio scorso con 21 voti a favore, 5 contrari e 2 astenuti. Il MIUR aveva presentato dei rilievi in quanto a suo avviso lo statuto non rispettava un sistema di pesi e contrappesi e concedeva al rettore un non potere di nomina ampio su 11 componenti. 8 venivano espressi dal Magnifico. Il MIUR aveva così chiesto la modifica di 18 dei 43 articoli ritenuti illegittimi, ma i rilievi sono arrivati il 24 novembre, più di un mese dopo la data di scadenza. E per la decisione del TAR soddisfazione esprime il Magnifico rettore dell'Ateneo Catanese Antonino Recca, che, raggiunto telefonicamente poiché si trova a Roma per impegni istituzionali, ha commentato così la notizia. Noi eravamo fiduciosi, i nostri regali erano fiduciosi, ma comunque è sempre bello leggere poi l'ordinanza che dà ragione a una parte quando questa ragione ci aspetta. Continueremo a lavorare, riprenderemo il percorso che avevamo interrotto per qualche giorno in piena serenità, cercando di riportare piena armonia tra tutti i componenti dell'Ateneo.